Casinò Perla, Nova Gorica. Siamo qui per l'inaugurazione della stagione Premier, con più di 1,5 milioni di euro garantiti. Giocatori singoli e squadre si sfideranno in questa stagione a tappe, non solo per la moneta, ma anche per la prestigiosa classifica. Ma andiamo subito a vedere chi sta animando la nostra Poker Room. Non si può parlare solo di poker, la Slovenia è molto di più. Le grotte di Postumia, musei, castelli, la cavità del Carso e una natura tutta da scoprire. Non ci credete? Andiamo a vederlo insieme. Torniamo ora ai nostri tavoli da poker. Day 1D, oltre 250 entries. Siamo andati a chiedere ai nostri giocatori quali sono le loro aspettative per questa nuova entusiasmante stagione targata Premier. Beh, allora, partiamo dal punto di vista che non sono un gran giocatore, ok? Però vedo, portando su tante persone, vedo che comunque piace questo tipo di torneo, perché comunque un buy-in che garantisce 100.000 non si trova molto in giro. Perciò da certi lati lo vedo molto positivo. Essendo regular dell'online, comunque sono abbastanza sorpreso da questo primo evento live giocato qui al Casino Perla di Nova Gorica. Positivamente, perché comunque ho notato un'ottima organizzazione, la struttura davvero deep, quindi mi sto trovando abbastanza bene. Le mie aspettative per questa stagione sono positive. Frequenterò tutti i circuiti Poker Union perché penso che al momento sia la miglior organizzazione a livello nazionale. Avendo una sala giù in Puglia, come organizzatore il Poker Live lo vedo in crescita, in quanto ci sono sempre più persone che si avvicinano al Poker Live allontanandosi dall'online. È una cosa abbastanza positiva per il poker a livello nazionale e spero di vincere oggi questo premierino come prima tappa. Aspettativa? Divertimento. Mi diverto un sacco. Per la stagione ho intenzione di fare tutti gli eventi del premierino perché mi hanno nominato capitano e quindi dovrò essere per forza presente. E le aspettative spero che vada un po' meglio rispetto alla prima tappa che abbiamo fatto. Diciamo che ci stiamo impegnando tanto tutti insieme, vogliamo crescere tutti insieme e le mie aspettative sono di fare sempre meglio se possibile, cercando di giocare un buon poker. Diciamo, quando mi metto a sedere cerco sempre di chiedere il massimo da un torneo ed è quello che farò anche nelle altre tappe, quindi mi aspetto di poter fare dei buoni risultati, non sono condizionato da questa prima tappa, dai. Io credo di poter fare tutta la stagione qui alla Premier Cup, ho visto che c'è un bel gruppo romano, stiamo cercando di portare il più possibile il gruppo romano a questo tipo di avvenimento e spero che dalla prossima volta magari ci sia un impegno maggiore da parte dei giocatori romani che comunque sono abbastanza presenti in questa manifestazione, ma penso che crescerà sicuramente. Come evento è unico, sta riempendo anche le sale vicino pur di venire a giocare questo bellissimo evento e così sarà anche la Premier e proseguiremo a essere qua sempre presenti in tutte le tappe. L'anno scorso non sono riuscita a venire a fare Premier Cup, però come organizzazione mi è piaciuto molto. Abbiamo fatto una squadretta tra amici quest'anno, è la prima volta quindi che ci schieriamo anche come squadra, si chiama Black Diamond, siamo qui in 7 e direi che è andato abbastanza bene, diciamo che due dei nostri player si sono qualificati a Day 2. E si concludono qui i Day 1 della nostra prima tappa, ci vediamo domani per il Day 2.